Io naturalmente voglio descrivere quella che è la situazione attuale del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero siamo ormai arrivati all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che in Italia non si aggiornavano dal 2001, quindi si tratta di un momento veramente importante per gli assistiti e poi voglio evidenziare come i dati anche demografici, sostanzialmente la denatalità che ha caratterizzato gli ultimi anni l'Italia e la presenza di moltissimi anziani, quindi abbiamo naturalmente una popolazione che invecchia sempre di più, per fortuna, e vive di più. Tutto questo ovviamente pone un problema che è di sostenibilità del sistema universalistico che è tipico del nostro paese e che rappresenta un'eccellenza del mondo. È ovvio che in questo panorama la sanità integrativa, i fondi sanitari integrativi, le casse di mutuo soccorso ovviamente giocano un ruolo importante e secondo me occorre incentivarne naturalmente l'utilizzo e la diffusione e quindi regolare questi istituti.